Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su AS Video. Oggi andremo a vedere come trasferire le foto e i video della GoPro sul nostro smartphone. Per questo tutorial userò una GoPro Hero 10, ma questo metodo è valido anche per la GoPro Hero 9. Possiamo trasferire i file sia con il classico metodo della connessione wireless oppure con il nuovo metodo del cavetto, che è stato implementato con la GoPro Hero 10, ma tramite l'aggiornamento dell'applicazione Quick adesso questo metodo funziona anche sulla GoPro Hero 9. Se avete uno smartphone Android vi basterà utilizzare un semplice cavetto Type-C, mentre se avete un iPhone avrete bisogno di un adattatore da Lightning a USB-A e quindi poi il classico cavetto USB Type-C USB-A. Ma non temete che in descrizione vi lascio tutti i link. Adesso partiamo prima di tutto con il classico metodo della connessione wireless, ma se non avete mai configurato la vostra GoPro Hero 9 o Hero 10 con l'applicazione GoPro Quick, vi consiglio di dare un'occhiata ai video che trovate qui sopra o in descrizione riguardo la prima configurazione della vostra GoPro. Per prima cosa dovrete accendere la vostra GoPro e a quel punto dovete abilitare la connessione wireless dal menu a tendina alla sezione connessioni. Adesso quindi prendiamo il nostro smartphone, apriamo l'applicazione Quick, clicchiamo in alto a destra e vedremo che è già stata trovata la nostra GoPro, quindi cliccheremo su visualizza file multimediali. Attendiamo il caricamento, che può variare in base al vostro smartphone. A questo punto vediamo la galleria, possiamo già avere un'anteprima dei nostri file a bassa risoluzione. Infatti, se andiamo a visualizzare un video, c'è scritto che è una preview a bassa risoluzione, sia che stiate guardando un video in 4K che in 5K. Per scaricare i file clicchiamo sui video o le foto che desideriamo e a quel punto clicchiamo sul tastino in basso al centro. Inizierà così il download dalla GoPro e questi file verranno salvati nell'applicazione Quick e infatti sono disponibili per la visione all'interno dell'app a massima risoluzione. Possiamo infatti tranquillamente zoomare sulle foto o visualizzare i video. In questo caso questo è un filmato in 4K. Se volessimo però avere questi file nella galleria del nostro telefono, dovremmo cliccare qui sopra e poi salva nel telefono. A quel punto ripetiamo la stessa procedura anche per il video, quindi una volta aperta la nostra galleria fotografica effettivamente ci ritroveremo la foto e il video che abbiamo appena scaricato da GoPro Quick. Questo però ragazzi con i video in 4K a 30 fps. Se magari volete scaricare un video in 5.3K potreste avere problemi, perché come avete visto dall'app GoPro comunque è possibile vedere l'anteprima, ma una volta scaricato il vostro dispositivo potrebbe non riuscire a riprodurlo. Questo è un misto dovuto all'alta risoluzione e al codec HEVC. Quindi se avete uno smartphone di ultima generazione non dovreste avere problemi di alcun tipo. Il mio ad esempio smartphone del 2018 e quindi non riesco a riprodurre video in 5.3K. Quindi tenete bene a mente questa cosa. Passando invece ora al metodo del cavetto, dovremo prima di tutto aprire lo sportellino laterale della GoPro, prendere il nostro cavetto. In questo caso sto utilizzando un dispositivo Android e quindi userò un cavetto Type-C. Collegherò un'estremità alla GoPro, poi accenderò la GoPro. Questo è un passaggio fondamentale prima di collegarla al nostro dispositivo, quindi inseriamo l'altra estremità del cavetto. Sulla GoPro visualizzeremo connessione tramite USB, quindi possiamo aprire il nostro menu a tendina, cliccare sulla notifica e selezionare o download o il nostro gestore dei file per l'apertura dei video. Quindi stiamo visualizzando la GoPro come se fosse una memoria esterna ed effettivamente abbiamo tutti i nostri file.
quindi una volta che clicchiamo possiamo già vedere l'anteprima ad alta risoluzione. Per scaricarla sul telefono teniamo schiacciato e poi clicchiamo su copia, andiamo a selezionare la cartella che vogliamo, in questo caso ho cliccato sulla cartella generica del mio smartphone e infatti effettivamente andrò a trovare la foto che ho appena copiato sia dal gestore file, ma chiaramente sarà anche presente nella classica galleria fotografica del nostro smartphone. La stessa procedura si può fare tramite GoPro Quick, quindi una volta che apriamo e clicchiamo in alto a destra dobbiamo accettare come sempre quello che ci viene detto dall'applicazione GoPro, clicchiamo su View Media ed effettivamente andremo a ripetere la stessa procedura che abbiamo già fatto tramite connessione wireless. Quindi ragazzi, vi consiglio personalmente il metodo del cavetto tramite l'applicazione gestore file del vostro smartphone, che sia Android o iOS. Questo perché eviterete di utilizzare l'applicazione Quick, che purtroppo ancora oggi presenta qualche bug, sia tramite connessione con cavo o soprattutto tramite connessione wireless. Ciò non significa che non si può utilizzare, assolutamente, il 90% delle volte non ho avuto problemi, però ogni tanto ho avuto dei problemi di connessione, quindi se mi serve un trasferimento veloce sicuramente il metodo del cavetto Type-C è la scelta migliore. Bene ragazzi, per il video di oggi è tutto, se avete dubbi non esitate a lasciare qualche commento. Vi ricordo che è disponibile il gruppo Facebook sia per la GoPro Hero 9 e Hero 10 e vi lascio il link in descrizione. Se il video di oggi vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.